abile trascinatore, regista del settore difensivo, titolare tra i pali. Conosciamo insieme Luca Liverani. Luca Liverani è ritornato titolare dopo che Bastianone è stato preso di mira dalla tifoseria rossazzurra. Come hai vissuto quel momento? Beh, sinceramente, personalmente mi dispiaceva, anche perché comunque con Elia ci ho condiviso tante cose nell'arco del tempo. Però se guardo per me, voglio dire, mi è stata data un'altra opportunità per entrare titolare, ecco. Personalmente mi è andata bene. C'è mai stata rivalità fra voi due? No, assolutamente, anzi c'è sempre stato, penso, un bel feeling fin dal primo giorno. Non c'è mai stato screzi o qualcosa del genere. Penso che sia una persona molto intelligente e anche un grande uomo, nonostante purtroppo è successo quello che è successo. Con gli altri compagni di squadra che rapporto hai? Ottimo, perché io sono abbastanza umile, diretto nelle cose. Se devo dire qualcosa non mi faccio problemi, non parlo dietro, e quindi questo è una mia caratteristica positiva, nel senso che comunque all'interno del gruppo sono ben visto per questa cosa qui, ecco, le cose non le dico in faccia, non, di certo non sparlo alle spalle. Esonerato Pancaro, da qualche giorno è arrivato il nuovo mister, che impatto ha avuto su di voi? Beh, sicuramente ci sta dando la carica, perché sicuramente il nostro morale non era altissimo, diciamo così. E lui sta lavorando tanto su questo e penso che sia una cosa fondamentale, perché ultimamente magari è quello che ci mancava, era un po' di energia, di positività, perché per il resto non ci manca nulla. In campo sei un trascinatore, ti abbiamo visto spesso incitare i tuoi compagni. Sì, perché comunque io penso che l'aiuto del compagno è fondamentale, magari una parolina di conforto o magari invece a volte il richiamo ci vuole, che sia positivo sempre, ecco. Nella vita invece che tipo sei? Ah, come sono in campo, fortunatamente sono così semplice, non ho problemi, nel senso faccio una vita molto regolare. Luca, c'è un portiere al quale ti ispiri? Beh, io sono nato con Buffon, nel senso quando lui è iniziato a giocare a Parma io iniziavo praticamente a fare i primi passi. E lui sicuramente è il più grande portiere al mondo. Però ultimamente, negli ultimi 3-4 anni, mi piace molto anche Handanovic come stile di gioco. Però penso che come Buffon non ce ne siano, dai. Ti sei sempre visto in questo ruolo? Sì, perché poi soprattutto quando ero piccolo ero, diciamo, molto cicciottello. Allora correre non mi piaceva e allora mi hanno messo in porta fin da subito, non ho mai fatto altro. Hobby, passioni fuori dal campo? E hobby e passioni, c'ho la pesca, che infatti non vedo l'ora di arrivare a casa per andare un po' a pescare, per svagarmi un po'. E beh, qui a Catania lo puoi fare. Sì, in mare, però in mare non ho mai avuto la possibilità di andare a pescare, nonostante abito a Ravenna, quindi sono sempre sul mare. Invece io prediligo laghi, fiumi e cose del genere. Però voglio dire, basta che ci sia un po' d'acqua, va bene. E basta, poi per il resto non ho altro, a parte la mia famiglia, che è la gioia più grande che ho. Esatto, vita sentimentale. Sentimentale, sto insieme alla mia compagna da quasi 9 anni, Federica. Quest'estate abbiamo avuto un bimbo che adesso ha 8 mesi, si chiama Jacopo. E niente, sono... Da grande farà il calciatore? Sì, sicuramente, però non il portiere, perché per ovvi motivi, ma facciamo fare qualcos'altro, almeno si divertirà un po' di più. Luca, cosa mi immagini per questo Catania nel finale di campionato? Io mi auguro per noi soprattutto che facciamo il bene, il massimo, perché comunque prima di tutto per noi stessi, perché ce lo meritiamo, perché nonostante, è vero, nell'ultimo periodo non stiamo facendo bene, ma noi da inizio anno abbiamo fatto tanti sacrifici. E quindi lo auguro prima di tutto a noi stessi e poi alla piazza, che comunque è quello che merita, perché ci è sempre stata vicino, nonostante magari ultimamente le cose stanno andando così, ma assolutamente, anche per loro. Luca, adesso ci sono i tifosi che hanno una domanda per te, guardiamo insieme. Caro Liverani, visto che sei romagnolo, li sai fare i tortellini? Tortellino lo so fare, e il procedimento è molto semplice, non ci vuole niente. Prendiamo farina, acqua e sale, lievito, mischiamo il tutto
e anche le uova giustamente, perché sennò facciamo fatica. Mischiamo il tutto, lasciamo riposare per un paio d'ore, dopodiché stendiamo la pasta e mettiamo il ripieno che è composto di vari formaggi e prosciutto crudo. Dopodiché facciamo una pallina di questo composto, la inseriamo al centro del quadrato che avremo tagliato, chiudiamo, gli diamo la forma al triangolo ed ecco il tortellino fatto. Semplice, perfetto. Ma io volevo chiedere una cosa ai catanesi, che cos'è lo zuzu? Io ne ho sentito parlare così, ma non ne ho la più pallida idea, anche perché il nome non è che sia proprio... promette bene, diciamo così, non promette proprio bene. Caro Liverani, ciao, lo zuzu non è nient'altro che gelatina, un assemblaggio di carne da macello.